Come mai pure questa volta c'è la banana? Ah già, vero? Perché il video scorso l'abbiamo fatto 3 minuti fa. E come mai è anche questo è vero. E come mai ancora? Ma tu non te lo ricordi cosa ha sotto la bandana? Siamo vestiti anche uguali. Io no. Come tu no? No. Mi sono denudate. Mi sono lavata la giacchetta. Ti sei cambiata? Sì, mi sono lavata solo la giacchetta. Minchia, questa si merita a prendere a pozzare. Sono Batman. Benvenuti a tutti alla compagnia dello svapo in questo nuovo cazzo vuoi? Dove parla? Chi è dietro? Questa volta è voluto. Yeah! Ok. In questo nuovo video dove parleremo di una box DNA 250, anche se però è castrata, poverina, non è stata... Povera cucciola! DNA 250 e poi parleremo di altri due nuovi liquidi mandati sempre dallo zio Ribailio. Yeah. La DNA 250 di cui parliamo è questa, non so come si chiama. Come si chiama? Finder 167 della Thinkvate. Davvero, me l'hai detto già 4 volte che si chiama. Che sei Finder. Un... Vabbè. Non se lo ricorderò mai. Mai. Lo devo tagliare il fatto che non mi ricordo come si chiama? No, vero? Sì. Non serve. Sei un po' Allora, DNA 250, ma... castrata a 167 watt. Per il semplice fatto che ha 2 batterie 18650 e non 3 come la H-Cigar che abbiamo fatto vedere qualche video fa. Esatto. La polpetta di carne di cavallo. Ma perché la polpetta? Era una polpetta! Allora, effettivamente è un po' più sgraziata. Più sgraziata rispetto. Dai, non c'è paragone all'estetica. No, è bellissimo, questa è pazzesca. Questa è allora, bellissima. Come si presenta? Si presenta veramente figa. Ha questa similpelle sul coperchio delle batterie che lo trovo veramente molto figo. E il tastino tipo fammi vedere. Memorizzato. No, madre perlato. Madre sbiciciata. Praticamente sembra madre perla. Sì. È un perlato. Sì. 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 Display sì. Classico delle DNA, in tutte le DNA praticamente c'è questo display striminzito, perché non fanno un display un po' più decente alle DNA? Non lo so. Che cazzo vuoi? Perché non solo funziona da Dio, appunto. Pure il display. Non gli interessa. Poi solita faccina un po' interdetta, come al solito. Ragazzi, sembra una faccina interdetta. Ma fai vedere sta cosa, è la faccina interdetta. Gli occhi alla bocca di me. Uguale, preciso. Quindi tasti più e meno per la regolazione dei watt e la navigazione nei menu è il tasto Fire. Tasto Fire che è sicuramente migliore rispetto alla H-Cigar. Sì. Funziona meglio, anche sotto le mani. È veramente seria. Gradevole. Come abbiamo detto, arriva a 167 watt, limitazione causata dalle sole 2 batterie 18650, come abbiamo detto, e adesso andiamo a provare. Che cosa no, c'è? Ci andiamo a provare i liquidi nuovi. Perfetto. Ah, quindi tu vuoi fare questa cosa che it's noi proviamo? It's very simple, my friend. Ah, bacco. Nice. No, oh, allora lo dare, ma resta per se. Dai, poverino. Bellissimo. Ah! No! Lo sapevo. Uno spudo ci starebbe bene. Da quanto tempo è che non ti lavi? Vedi che c'è le scelline proprio. Che smorzi, mio Dio! Allora, quindi andiamo a provare la DNA 250, come si chiama? Thinkvape. The Finder. Ah, Finder! Cioè, ma niente, non me lo ricorderò mai. Mai, proprio al mondo. Aspetta. Mai. Oh. Leggilo! Aspetta, te lo metto allora, avanti. Quindi, allora, adesso stiamo recensendo la Finder 167. Allora, Finder 167. E andiamolo a provare con i due liquidi. Ci sono tutte le ditate di schifo, ma lavatevele le mani però, dai, guarda qua. Ha toccato lei, eh? Ma io non ho le mani, le ho. Adesso parliamo della box insieme ai liquidi. Quali sono i liquidi in questione che lo zio Ribailo c'ha? No, vabbè. Ma va bene così, dai. Ma... Infango, ma... Ormai ti hai infangato. Io sono un uomo triste, sempre. Perciò. Più. Allora, per la tristezza diciamo... ci credo, per l'uomo un pochino meno, però vabbè.
Allora, Brad King e Corn King, distribuiti da Ribaileo, mandati da Ribaileo. Che cosa sta succedendo là dietro? Me lo schifo. Allora, il primo praticamente è un donut al cioccolato con accanto una bella torta al limone. Aspetta. Mentre invece il secondo liquido è un... Allora, corn. C'è scritto corn bread muffin. Ma dovrebbe questo qua essere... che cosa vuol dire Corn King? Re dei cornuti? Sì. Sì. Lo siamo un allora po'. Allora è tuo. Lo siamo un po' tutti. Parapittino. Lo siamo un po' tutti. Io corna non ce l'ho. E pop. Secondo me nella tua vita qualcuno ce l'è. L'importante è che non lo so. L'importante è non saperlo. Allora, questo comunque dovrebbe essere un... Allora, qui c'è scritto cornbread muffin. Quindi dovrebbe essere un muffin con pane di mais. Di mais, al mais. Al mais, qualcosa del genere. Andiamo a provare prima il lemon cake donut. Quindi il bread King. Devi fare il mix series. Facciamo il che mix. Che sono i mix series. E questo qua lo facciamo a tre. Questo lo facciamo aspetta a tre. Aspetta che lo apro io perché tu sei cappato. Ah, vero. Togli anche la... Mancava solo simple, lo te lo sputavi a terra ed era perfetto. Ok. Andiamo a fare il mix series. Poi ragazzi, una cosa importante adesso con la TDP. Guarda come scende bene. Con la TDP ci sarà un problema che non abbiamo ancora affrontato. No. Cioè che non si potranno più acquistare, quindi nemmeno vendere, liquidi e quindi neanche le basi neutre, no, superiori a 10 ml con un quantitativo di nicotina qualsiasi. Quindi troverete delle basi neutre a zero superati i 10 ml e poi accanto una boccetta, come succede esattamente per i mix series. Questo per andare incontro alla nuova legge TDP 2. Purtroppo. Eh già. Purtroppo. Io. Però diciamo purtroppo perché è una rottura di coglioni, ragazzi. Decisamente. Te! Alla TDP? Sì. Ah, ok. Questo glielo lascio. Sì, questo si lascia. Questo ci stava. Bill King? Quindi andiamo a provare questo Bread King. Io lo provo, mamma mia. Tu lo provi sulla tua? Vabbè, io sulla mia. Qualcuno vuole provare sulla sua, no? No, che devi fare con quello? Guarda come gode il Kennedy. È stato un... Aspetta, ogni tanto ci sono rumori. Sì, strano. Perché dall'odore pare buono. Allora, dall'odore. Vi aspetto, dai. Allora, dall'odore mi ricorda lontanamente... Sì. I che? Il lemon tart della Dinner Lady. Fammi sentire, scusa, sono lemon tart della Dinner Lady. No, dall'odore sembra più blando di quello. Sembra più pastoso perché sembra quasi che ci fosse qualcosa tipo... Sembra di mangiarlo. Muffin. Alla santé. Allora, Parliamone. Potevate aspettarmi, merdacce, comunque. Allora, si sente immediatamente il donut. Sì. Subito dopo arriva il limone, ma non è invasivo. Ma è un ricordo lontano. Non è invasivo. Sì. E devo dire che per me che odio, detesto e vorrei uccidere chiunque sia stato a inventare i donut, questo è buono. Sì. Però sa di donut. Però è buono. Perché non è invasivo, non fa. Io, vediamolo bene. Ok, proviamo l'altro. Questo è veramente buono, ragazzi. Sì. Veramente, veramente buono. Adesso andiamo a provare. Leggo un cazzo. Corn King. Facciamo la nicotina zero. Zero. Signor sboccettatore, per favore sboccetti, grazie. Ok, sboccetto. Lo sboccetto brutto. Sboccetto facile. Ah, perfetto. Ma sempre non l'hai sputato a terra, sei strano. Perché dovrei sputarlo a terra? Sì, mi aspettavo qualcosa del genere. Perché deve sputare? Ok. È arrivata a me, ovviamente. È arrivata male. Più saliva che altro. Oddio! Non è la saliva. Scendeva? Sei un pirla totale. Questa era squallidissima. È stato bruttissimo. Andiamo ad agitare il mix series appena fatto. Che cazzo fai? Smetti di lanciarmi roba. Allora, in realtà dovrebbe riposare un po', però noi ce ne sbattiamo altamente le palle, voglio dire. Allora, come abbiamo detto, questo dovrebbe essere
cornbread muffin, quindi un muffin con un pane al mais. Buono. Minchia, questo è buono, ragazzi. Questo è buono. Bene, tanta roba, mi piace. Aspetta, alziamo un po'. E questo è buono, questo ha vantaggi alti, ragazzi. Mi piace. Questo mi piace, sì. Allora, in realtà... Vuoi provare sul fans? In realtà non sa di quello che dice, ma sa delle gallette al riso soffiato, al mais. Gallette di mais. Le gallette di mais. Ed è veramente buono. Non ha un sapore eccessivamente intenso. E questo potrebbe essere benissimo un all day. Sì, è vero. Tranquillamente. Quel tizio mi inquieta. Buono! Mi piace. Sì, sì, questo mi piace tanto. Che cosa vuoi? Ragazzi, Corn King, ragazzi, ottimo. Lo trovo veramente, veramente buono. Mi scusi se faccio una cosa. Che devi fare? E te pareo. Okay. Nel frattempo noi lanciamo cose a gente. Poi faremo vedere. Innanzitutto diciamo come si comporta questa DNA 167 che si chiama... Finder! Te lo rimetto qua, aspetta, tieni. Questo Finder 167 veramente ok, ragazzi. Prezzo intorno a Non vuoi leccarlo? Non vuoi mangiarlo? Non vuoi succhiarlo? No! Che no! Schifo! No! Se lo rompi in bale lo infilo nel culo. Quanto costa sta roba? Oddio, non lo so. Va bene. 180, 190. Quanto? Ma è fatta bene. Bella. Intorno alle 150-170 euro troverete questa boxettina. E ne vale la pena? No. No, no, 200 euro non glieli spenderei mai io su queste box. No, ragazzi, alla stessa cifra vi prendete una Triade, che funziona meglio e ha tre batterie. Funziona meglio relativo. Chiama un tasto quella cazzo di Triade. No, no, Triade è bella. Comunque è un'ottima box, un circuito DNA, quindi comunque è una garanzia. Funziona molto bene, ma il prezzo secondo me è eccessivo. Per quanto riguarda i liquidi, io darei un 7,5 a Lemon Cake. Okay, e darei un 8,5, ragazzi, a questo. Il Core King è sì, veramente, veramente buono. Un all day aggiudicato. Poi almeno è fuori da tutti gli altri. Questo me lo pappo io. E questo io. Ma io niente. Tu ti attacchi al cazzo. Mm-hmm. Io. Ma tu che cosa? Tu sei zitto. Vogliamo. Oh, Luciano! Luciano, vieni qua! Se qualcuno vuole offrire un cazzo da. Oh, Luciano io! Hai Luciano? Sì. Sono. Ma vestito da commare oppure no? Non lo so, dipende, a discrezione tua. Vestito da commare, Luciano? No. Non proprio. No. No. È stato aspetta, parliamone. Allora ragazzi, anche per questa volta il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto lasciate un pollicione verso l'alto, mentre invece se non vi è piaciuto andate a fanculo. Come sempre, mi raccomando la condivisione, come dico sempre, perché la condivisione ci permetterà di avere tante box che non si spengono come al solito e che hanno due batterie e costano un sacco di soldi, e farci mandare dei liquidi che sono una sborrata assurda dallo zio Ribailo. Quindi condividete sui vostri social e seguite noi sui nostri social, iscrivetevi al canale, come dice sempre l'amore mio, e anche per questa sera alla compagnia dello svapo. Perché amore tuo? L'hai fatto piangere. Aspetta, fermo, vediamo. Questo ci entra. Perché lo devi distruggere alla fine? Io non perché lo so. È il mio compito. Quindi anche per questa volta alla compagnia dello svapo è tutto, ci rivediamo alla prossima. Ciao cari, aspetta, ma io dove svapo? Qua, qua. Vero. Sei un birla. È in secca. Glielo passo io sempre in secca. E lui che coglione. Che ci posso fare? Mi dovrebbe conoscere. Ma avvertilo però, no? Ciao! What? Ok. Perché fai la voce da minchia? Allora. Hey! Wow. La botta di vita.